Ciao ragazzi e benvenuti in questa terza puntata di Winkraft. Allora ragazzi, ci eravamo fermati qui. In realtà dovevamo continuare ancora la nostra avventura. Stavo cercando di arrivare a livello tipo un po' altino, tipo livello 7, perché volevo in qualche modo riuscire a tipo andare avanti e tipo sbloccare un paio di cose. Perché infatti dobbiamo tipo sbloccare ancora un pezzo d'armatura che non possiamo ancora prenderlo, perché effettivamente non abbiamo livello 7. Devo andare verso la foresta perché lì mi sta aspettando qualcuno. C'è un mage dei zombie che fa parecchio male, anche livello 5. Adesso i zombie già iniziano a diventare un po' più complicati. Questo dovrebbe essere una taverna, credo, che potrebbe essere utile per tipo comprare roba. Infatti posso comprare un po' di pozioni se vogliamo e nient'altro, credo. Ho trovato un paio di loot chest in giro per il mondo. Qui adesso so dove si trova un loot chest, però dovrò fare la missione di nuovo più tardi, ragazzi, non preoccupatevi. E c'è uno zombie assassin livello 10 che, porca vacca, l'ho shottato, ragazzi miei. E ci sta, oh, ho preso un po' di livelli, ho preso, perfetto. Entro un attimo qui dentro così posso velocemente mettermi anche le spell. Ok, questa non possiamo sbloccarla perché infatti non abbiamo le spell. Ok, facciamo ancora un'altra difesa e un'altra destrezza, va bene così, perfetto. E tipo a livello 7 potevo mettere finalmente questo, perfetto. Adesso abbiamo vita in più, abbiamo 54 di vita, buono. E possiamo continuare ancora l'avventura, perfetto. Andiamo ragazzi miei. Allora, se ricordo bene comunque era tipo left click left, giusto per la combo, mi ricordo bene, perfetto. E possiamo continuare. Qua c'è tipo la gente che spara a random e fa un botto di danni, ragazzi miei. Quindi ci sta alla fin fine a shottare. E già troviamo i primi amichetti che stanno attaccando nuove truppe. Ok, abbiamo un key merchant. Che cosa, cosa vendi? Oh, grant access to the dungeon a 919. Oh, 20 smeraldi. 919 è un po' lontano in realtà da qua, però ci sta, alla fine forse qualche volta verrò a prendere qualcosa e utilizzarla per fare qualcosa, perché effettivamente non è male. Nel frattempo comunque cerchiamo di livellare e di continuare la nostra avventura verso la foresta. Abbiamo quasi raggiunto la foresta perché immagino sia quella l'entrata probabilmente. Oh, uno è arrivato al livello 100, tanta roba ragazzi, livello 100 è tanta tanta roba. Aspetta che devo distruggere un attimo questo se riusciamo, perfetto, anche un po' di smeraldi. Ecco lì l'entrata alla foresta ragazzi miei, dobbiamo andare lì dentro noi. Vediamo di distruggere tutti quanti senza troppi problemi. Ok, bene, bene, bene. C'è un assassin livello 10. Ok. Ok, bom, ho castato anche la spell, ho castato e l'ho ucciso. E abbiamo un quest NPC, Trerk. Non puoi vedere che sono impegnato, è lui lo stronzo ragazzi miei, perfetto. Sì, posso vedere che sei impegnato, quindi... Ah, è mio fratello, non lo sapevo. Ecco, infatti è lui lo stronzo effettivamente che ci dà problemi. Va bene, ho capito che è tuo fratello, va bene, continua. Sì, ho qualcosa che potrebbe aiutarti effettivamente. Questa è una loot chest? No, non credo. Questa polvere rossa incenterà la tua arma e la tua armatura col potere di magia di fuoco, in sostanza. Per usarla devi tipo prenderlo dal crafting... Aspetta, devi andare... Devi tipo usarla e metterla nel crafting table nel tuo inventario, perfetto. Quindi posso utilizzare questa, ragazzi, sopra questa, in questa maniera... Giusto? Ok, merda, non so come si fa in realtà, bella domanda ragazzi miei. Ah, ok, non c'è ancora, non si può ancora usare, perfetto, quindi in realtà è un po' una trollata e non si può fare niente. Questa è la foresta ragazzi, la Nilva Forest, è soltanto da livello 5 in su, quindi sarà nostro dovere capire effettivamente come andare avanti. Oh mio Dio, guardate quelli quanto sono potenti. Ciao ragnetti, aia. Aia ragnetti ragazzi, sono potenti, sono abbastanza incazzati con me, vogliono uccidermi appena possibile. E sarà nostra premura fare molta attenzione a continuare l'avventura di qua. Maledizione, sono abbastanza potenti, ho sincero. Ok, stai fermo, non picchiatemi, non picchiatemi, maledizione. Continuiamo ancora, vediamo un po' dove ci porta questa stradina centrale nella foresta. Anche se in realtà volevo fare quel dungeon ragazzi, che mi sembrava abbastanza carino. Oh, abbiamo uno zombie livello 15. Ok, oh mio Dio, l'ho ucciottato in qualche modo, però... Oddio, ah ok, c'è un altro amico qua vicino che mi sta dando una mano. Ho sbloccato, non ho sbloccato altre spell, ma siamo più o meno vicini a livello 11, mancano 3 livelli soltanto. Li shotiamo, li one shotiamo sti spider, quindi non è un problema ragazzi shottare sti cosi. Soltanto che mi fanno parecchio male se sto vicino a loro, quindi mi raccomando fate molta attenzione a non farvi beccare e uccidere, perché effettivamente non so se muori che succede. Oh, c'è una caverna qui sotto, quindi vorrei capire effettivamente dove mi porta. A te che devo uccidere comunque questo ragno se riesco in qualche modo. Oh, c'è, eccolo qui, un altro quest. Oddio.
Cosa mi ha colpito? Ehi, giovane... ciao, giovane viaggiatore. Vedo che stai cercando una sfida. Beh, io ne ho una. Vedi, c'è una specifica pianta chiamata Saccharum. Ok. Ho sentito che questa caverna potrebbe contenere alcune sfortunatamente infestate dai spider. Potresti portarmi... Vabbè, sì, abbastanza rischioso per me. Potresti portarmi tra di Saccharum. Va bene, ci proviamo, ragazzi. Stiamo testando queste piante strane. Effettivamente. Non so nemmeno come sono fatte, quindi... Sarà nostro dovere capire effettivamente dove poterle trovare e dove sono effettivamente. Ci sono gli spider, infatti, vedete, bam. Ok, infatti, eccoli qua. Ok, questo mi sta inseguendo. Non so se tipo mi conosce oppure no. Che altro non so dove sono le piante, ragazzi, ma sincero. Vabbè, c'ho di là probabilmente, credo, immagino. Oh merda, ci stanno parendo, ci stanno attaccando abbastanza facilmente. Ok, stiamo recuperando HP grazie al fatto che abbiamo avuto le pozioni. Immagino se funzioni in questo modo la pozione. Anche se no, in realtà dovevo berla completamente, però non sono sicuro. Quindi chissà, chissà. Oh, è un altro spider. Ok, stai lontano spider, non è che abbiamo la possibilità di andare più lontano. Eccolo qua, dovrebbero essere queste, immagino. Saccharium, ragazzi, 1, 2, 3, perfetto. Abbiamo tutto necessario, possiamo tornare in teoria sopra. Non so se ci sarà qualcos'altro dentro, ma non credo. Quindi possiamo in teoria tornare su, dare questa quest al nostro caro amico e guadagnare dei soldi, che non sono niente male, perché sono soldi in più che potrebbe aiutarci. Ok, ho altri 2 punti di esperienza, ma in realtà non l'ho vista questa cosa. Andiamo per... in realtà, questa cosa, aia. Oh merda, no, mi ha ucciso. Cavolo, non mi sono accorto, ragazzi. Stavo un attimo finendo sta roba e mi ha tolto anche... ah, Saccharium, maledizione. E mo? E mo sono nella merda, sono un idiota. Questa cosa cos'è? Per i maghi? Sì, per i maghi. Diamine, ragazzi, adesso che devo fare, devo tornare da capo lì. Diamine. Bene, sono tornato da capo qui, ragazzi miei. È stata abbastanza lunga la strada, ma sono riuscito a tornarci. E sono effettivamente dove devo andare a cercare la roba. Più che altro il problema essenziale è che... questi ranni sono abbastanza complicati. Sono un bel problema. Aia. Vengono da tutti i lati. Vengono sti stronzi. Ok, sono riuscito a shotarli con una bellissima spell. Mi piace questa cosa di utilizzare le spell per shotare la gente. Devo sincerare. Aia. Maledizione. Ma come si... come mette... no, diamine, quanti sono, raga? Ok, devo mangiare. Devo forza questa roba per recuperare un po' di HP. Perfetto. Ecco qui. Ultimi 2. 1 e 2. Perfetto. Ci abbiamo tutti quanti. Sì, possiamo tornarci in realtà a casa. O in realtà sopra. C'è attenzione se qualcuno arriva qua, ma non credo effettivamente. Ma beviamo un'altra pozione, non si sa mai, potrebbe essere interessante. Ok, la pozione dà un po' di cuori in più rispetto all'altra, quindi quella pozione faceva abbastanza cagare. Abbiamo 2 spunti skill, dobbiamo utilizzarle dopo che usciamo da sta zona, perché in realtà non voglio morirci male. Perché sapete, qua ci moriamo male, ci moriamo. Infatti, aia, ma questi spider escono dal nulla, dove diamine sono usciti poi? Non lo so, raga, vi giuro, io non ho idea. Più che altro, appunto ne vedi uno, però in realtà ce ne sono 18, ce ne sono... ah, addizione! Eccoli, infatti, vi stavo dicendo. Ce ne vedi uno, ce ne sono 18 in realtà che ti vogliono sfruttare. Diamine, la smetti, la smetti. Ah, che palle. Smettetela di spawnare. Devo scappare, devo scappare. Ok. Finitela questa, amico Bell. Ok, se sono andati, se sono andati. Questa è finita, per fatto ci ha dato dell'esperienza. 18 smeraldi ci ha dato. Oddio, sto coso è gigantescamente... vabbè, è enorme. È livello 15 poi, madonna. Aia, merda. Ok, l'ho shotato. Perfetto, un po' di esperienza l'ho presa, ragazzi. Ok, pozione fatta. Devo un attimo sbloccarmi da questo posto, perché in realtà è pieno di robot. Grazie per, sì, grazie per avermi invitato. Di nulla davvero. Cerchiamo di scappare, ragazzi, in qualche modo. Devo scappare. Non posso correre per troppo tempo, anche perché i mob dopo un po' mi inseguono. Allora, devo andare più avanti, devo andare. Devo continuare. Mi dispiace, amici belli, devo scappare. Oh mio Dio, guardate cosa c'è dietro di noi. Oh mio Dio. Ok, ho utilizzato una pozione, anzi una spell veloce. Cerchiamo di continuare ed uscire da questo posto appena possibile, anche perché abbiamo un po' di soldi e non voglio perderli. Ok, vedo una prima zona di recupero, più che altro aiuto perenne in realtà. Credo sia, sia tipo una zona di riposo, se riusciamo. Almeno lì non ci sarà nessuno che ci attaccherà. Solo che non riesco a trovare l'entrata. Dove diamine l'entrata, ragazzi miei? Eccola qua, da questa parte, credo. No, è da questa parte. Ok, eccoci qua. Allora, ah, non possiamo, in realtà possiamo stare qui dentro. E è stato qualcuno che in realtà è stato qui dentro, ma adesso non c'è più. Quindi è un bel problema. Va bene, comunque abbiamo un bel po' di roba, dobbiamo continuare ancora la nostra avventura andando avanti. Quindi cerco di recuperare un po' di HP. E non credo di avere nessun'altra roba da poter fare in realtà al momento. Cioè, effettivamente sono pieno di roba, ragazzi. Abbiamo un sacco di oggetti qua che possiamo utilizzare, però non so se sono utili. Questo è tipo 4-8 mi dà, però devo identificarla. Oddio, questa è tipo unique, quindi questa è buona. Perché questa è quella normal, quindi questa devo utilizzarla e devo identificarla appena possibile. Sarà mio dovere farlo appena troverò qualcuno che possa farlo. Aia, maledizione, stupidi ragni di merda. Aspetta che recuperiamo comunque l'oro drop, perché non so se sono utili o li possiamo utilizzare per qualcosa.
E allora, da questa parte continuiamo ancora la strada. Quindi continuiamo questa strada. Abbiamo 4 punti esperienza. Diamine, devo utilizzarli. Vediamo un attimo se qui non c'è nessuno. Perfetto, posso utilizzarli qua, tipo. Allora, facciamo un sacco di defense. Ok, aia. Merda, stupido zombie. Ti faccio la spell, ti faccio. Aia. Diamine. Muori, muori, zombie di merda. Cavolo, ragazzi miei. E diciamo comunque, abbiamo ancora un po' di livelli, quindi possiamo fare ancora altre cose, altre destrezza e quasi qualche cosa di agilità. Magari, ragazzi, prossima puntata, prossima parte la metto, perché effettivamente ne ho bisogno un po' di agilità, anche per scappare solamente dai nemici che vogliono shottarmi. E probabilmente mi darà anche più cose a destra, probabilmente. Quella è intelligenza. Credo che quella sia intelligenza, ragazzi, sinceramente. Uno zombie livello 7, buono, sono stato veloce. Ok, stiamo uscendo dalla zona, credo. Non so dove stiamo andando. Ora controlliamo tramite il cartello che sta qui. Da questa parte si va a Deathless City, ragazzi miei. La nostra seconda città dopo ranni. Buono. Questi zombie sono abbastanza lentucci, quindi li shotti e li trolli abbastanza facilmente. Mentre i ranni no. I ranni sono pezzi di merda. Ok, ecco qua che vedo la nostra seconda città, in realtà. La prima città più libera rispetto a ranni. Più libera di mob, in realtà. E come ci faccio a passare da là? Credo a passare in mezzo all'acqua. Non so se posso passare in mezzo all'acqua, quindi scopriamo assieme se posso andarci. Anche se c'è un ponte lì vicino. Ok, comunque sono a livello 11, una nuova spell, ragazzi, fa clic clic destro. Ok, ah, un charge, perfetto, che figa. Questa cosa la possiamo utilizzare per scappare dai nemici appena possibile. Ok, ho fatto un'altra spell, perfetto, ahia, mi hanno colpito. Mi colpiscono comunque, anche se tipo io li manco. Ok, allora vediamo un attimo, si cade in acqua. Ah, si può andare in acqua, perfetto, quindi non c'è questo problema. E ok, sono qui in questa navetta piccolina, che dovrebbe essere una nave pirata, immagino. E allora, vediamo un po' cosa c'è. Ci sono un paio di zombie che sono abbastanza incazzati con me, non so per quale ragione. Tipo, vediamo un attimo se la facciamo, perfetto, shottati. Scopriamo di qui cosa c'è. Vediamo un po' in questa piccola cosa c'è. Ah, qui c'è tipo un oggetto che possiamo recuperare, solo che mi sa che non si può prendere. Poi c'è una barca. Quindi tipo dovrebbe essere un tipo che vendeva le barche per delle gemme, immagino. O cose così. Possiamo rompere oggetti a random. Ah, infatti. Ah, gli ho rotto qualcosa e ci ha dato delle gemme. Ci ha dato, sapete? Sì, credo di sì. Comunque qui c'è uno zombie che mi ha visto. Ed è anche livello 13. Quindi devo tenerlo a bada. Oh, merda. Aia. No, 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 no. Ok, è abbastanza potente e soprattutto veloce. Quindi sarà mio dovere fare attenzione lì. Ho preso un po' di gemme, per un secondo. Ok, 43 gemme, perfetto. Allora, devo correre, ragazzi. Oh, c'è un un capitano mercante. Amico bello, che aiuto vuoi? Scusa, mercante, non volevo colpirti, ma in realtà è stato un po' così così. Aia, maledizione. Allora smetti di passare, di shottarmi. Dobbiamo andare avanti noi. Aia, pozione, ho rubato l'ultima pozione, ragazzi, devo scappare. Devo scappare anche perché devo riuscire a andare via da questa parte. Vediamo un po' cosa c'è di qua. Non posso utilizzare la spella, ragazzi, perché ho finito i punti, ho finito. Diamine, sti nuovi livello 10 sono parecchio pericolosi, Aia, come mi ha beccato? Non lo so come mi ha beccato. Comunque, ragazzi miei, noi siamo qui. Io direi che possiamo fermarci in realtà anche oggi per questa puntata. Voglio fermare un attimo lì vicino al cancello, vicino all'entrata di questo ponte, anche perché credo che non sia troppo proprio bella come zona. Quindi dovrò un attimo fermarmi qui. Però noi ci vediamo alla prossima puntata. Da Oris è tutto. Ciao ciao e al prossimo video. Ciao ragazzi.